Siamo con il mister Lugnan, al termine della partita tra Tavagnacco e Fiorentina. Il Tavagnacco ha perso di misura, però insomma, contro le grandi questa squadra dimostra di saper tenere testa, di saper tenere botta. Le ragazze sono state bravissime, hanno interpretato molto bene dal punto di vista tattico dell'organizzazione quello che abbiamo provato tutto in settimana. Chiaro che poi dopo, quando vai sotto, diventa difficile riuscire a recuperare contro queste squadre che hanno un motore sotto il cofano diverso dal nostro. E quindi, peccato, però ho visto insomma, lavorare bene tutte quante, hanno corso, hanno lottato, si sono sacrificate. Delle volte siamo riusciti anche a ripartire, non abbiamo avuto poi dopo la lucidità nell'ultimo passaggio di andare a farle male. E comunque da fuori si percepiva la forza di questa squadra che non a caso è seconda in classifica, quindi si gioca il campionato con la Juventus, il Milan e la Roma, nella corsa anche per la Champions League e quindi prendiamo la cosa buona, quello che ho visto, insomma, la volontà, anche la forza, la gamba, comunque l'impegno che ci hanno messo e non sono certamente queste le partite che ci fanno salvare. Andiamo avanti a lavorare come abbiamo sempre fatto e adesso aspettiamo anche di vedere i risultati sugli altri campi, perché oggi c'è Bari-Verona e poi andremo a preparare la partita col Milan, che non sarà facile. Neanche quella, comunque in casa nostra, e come oggi cercheremo di giocarcela nonostante la forza degli avversari, però insomma, noi ormai abbiamo questa mentalità che è acquisita, queste caratteristiche, questa voglia comunque di non farsi mettere i piedi in testa mai e di giocarcela con tutte. E la società le ha messo a disposizione qualche giocatrice, una di queste, la finlandese, l'ha già schierata in campo, quindi insomma sembra una ragazza che ha già personalità, esordendo così, insomma, stando in campo 90 minuti. Sì, è una buona giocatrice, c'ha fisicità, struttura, anche una ragazza intelligente, è arrivata, ha fatto il primo allenamento lunedì, oggi l'ho sacrificata bassa a destra dalla parte di Guagni, perché insomma la Guagni sul binario c'ha una forza incredibile e ci avrebbe messo ancora più in difficoltà di quello che non ci ha messo, quindi è stata brava all'esordio a fare una buona gara ed è un elemento che ci darà comunque spessore, oltre che personalità ed esperienza. O dietro in mezzo al campo può giocare in più ruoli, quindi eclettica, e noi che siamo particolarmente camaleontici anche nei moduli, posso adattarla in più situazioni e questo è un bene per noi. La peruviana, la canina, è arrivata, non è allenata poco, problemi del fuso orario, ha dormito 3 ore a notte questi 3 giorni, ha cominciato ad allenarsi, è subito andata in fatica, è normale. Ci vorranno 2 o 3 settimane per averla al meglio della condizione, poi speriamo insomma, di riuscire a farla integrare bene nel nostro gruppo di lavoro, che ormai le ragazze sono anche affiatate, no? Il fatto di aver fatto anche dei risultati positivi ha dato morale, il lavoro dà la condizione e quindi andare a muovere delle giocatrici che in questo momento stanno facendo bene, voglio che le nu nuove arrivate insomma. Devono mangiare l'erba per prendersi il posto, non regaliamo niente a nessuno.